Hai il sospetto che la tua casella di posta sia stata compromessa? In questo video ti consiglio 8 controlli che ti aiutano a capire se hai un problema di sicurezza. Se qualcuno ha cambiato le impostazioni della tua casella da webmail, è probabile che sia riuscito a venire in possesso della tua password. Controlla se qualcuno ha avuto accesso alla tua casella. Webmail ti permette di verificare gli ultimi accessi e se sono presenti indirizzi IP esteri o sconosciuti. Da Webmail Smart puoi controllare questa impostazione dal percorso Impostazioni, Informazioni casella, Ultimi accessi. Da Webmail Classic, invece, Opzioni, Informazioni casella, Ultimi accessi. Controlla se ci sono inoltri inaspettati. Controlla che non sia presente un inoltro verso un indirizzo email sconosciuto. Un utente malintenzionato potrebbe aver inserito il proprio indirizzo email per ricevere la posta in arrivo della tua casella. Da Webmail Smart puoi controllare questa impostazione dal percorso Impostazioni, Inoltro e risposta automatica. Da Webmail Classic, invece, Opzioni, Inoltro risposta automatica. Se individui un inoltro a un indirizzo sconosciuto, rimuovilo e clicca Salva. Controlla le regole messaggi. Un utente malintenzionato potrebbe aver inserito una o più regole per dirottare alcuni messaggi in arrivo verso una propria casella esterna. Da Webmail Smart puoi controllare questa impostazione dal percorso Messaggi, Regole messaggi. Da Webmail Classic, Opzioni, Regole messaggi. Se individui regole create da un soggetto esterno sconosciuto, rimuovile e clicca Salva. Controlla il nome emittente. Webmail ti permette di personalizzare il nome visualizzato dai destinatari dei messaggi inviati dalla Webmail. Controllalo. Un utente malintenzionato potrebbe falsificare questo campo, cercando di spacciarsi per qualcun altro. Da Webmail Smart puoi controllare questa impostazione dal percorso Impostazioni, Generali, Nome profilo. Da Webmail Classic, Opzioni, Preferenze, Parametri generali, Il mio nome. Se trovi un nome diverso dal tuo, correggilo e clicca Salva. Controlla la firma. Controlla la firma poiché un utente malintenzionato potrebbe averne inserita una falsificata per fingersi qualcun altro. Da Webmail Smart puoi controllare questa impostazione dal percorso Impostazioni, Firma. Da Webmail Classic, Opzioni, Firma. Se trovi una firma diversa dalla tua, correggila e clicca Salva. Controlla indirizzi alternativi. Webmail consente di impostare un indirizzo email alternativo da usare come emittente e uno alternativo sul quale ricevere le risposte. Verifica che un utente malintenzionato non abbia utilizzato queste impostazioni per inviare email falsificando il mittente e dirottare le risposte verso un proprio indirizzo email malevolo. In questa sezione controlla anche che sia abilitato il salvataggio della posta inviata da Webmail. Un utente malintenzionato potrebbe disabilitare questo salvataggio per nascondere email di spam inviate. Da Webmail Smart puoi controllare questa impostazione dal percorso Impostazioni, Messaggi, Composizione. Da Webmail Classic, Opzioni, Preferenze, Messaggi, Composizione. Se trovi indirizzi email alternativi sconosciuti, rimuovili e clicca Salva. Controlla l'email recupero password. Controlla la presenza di una eventuale email di ripristino password e se c'è, assicurati che sia un tuo indirizzo email. Da Webmail Smart puoi controllare questa impostazione dal percorso Impostazioni, Gestisci password, Email reimpostazione password. Da Webmail Classic, Opzioni, Password. Se individui un indirizzo per la reimpostazione della password che non è il tuo, cambialo. Controlla se ci sono problemi di sicurezza internazionali noti. Controlla la presenza del tuo indirizzo di posta attraverso strumenti online che raccolgono i maggiori data breach mondiali degli ultimi anni, quali ad esempio SpyCloud, Have I Been Pwned, Firefox Monitor. Per i link ai servizi indicati puoi far riferimento alla versione testuale di questa guida. In caso anche una delle impostazioni sia stata modificata in modo sospetto, oltre a sistemare i valori con i tuoi,
ti consiglio di cambiare la password della casella, scegliendone una con il maggior grado di complessità possibile. Se hai bisogno di supporto, puoi consultare le guide e le videoguide dalla sezione Ripristinare o modificare la password di una casella di posta.